Un modo veloce per correggere i compiti e annotarli è usare Google Drive e Doc. Gli studenti naturalmente hanno condiviso in scrittura con il docente i loro compiti. Il docente può aggiungere commenti ai loro file e aggiungere suggerimenti. Questo è il documento che mi è stato inviato in scrittura dal mio studente. Quello che posso fare è dargli dei consigli e fare delle correzioni. Esempio, potrei dirgli, selezionando che cos'è la carta, non crei un'introduzione all'argomento potresti anche aggiungere il tuo nome. Ok, quindi commento. Poi vedo che ha qui da materie prime, forse voleva scrivere fibrose, manca una fi, quindi vado in modifica suggerimento e scrivo fibrose. Ok, e quindi gli dico di aggiungere fi. Potrei anche accettare il suggerimento, ma lo lascio così e lui accetterà magari il suggerimento. Vedete che rimane in verde. Qui, ad esempio, sono sempre in suggerimento, mi igroscopico ho scritto, quindi c'è una ridondanza, cancello. E vedete che mi viene il suggerimento di eliminare mi. In questo modo io vado a correggere il suo lavoro. Potrei, ritorno in commento, modifica, selezionare questi 5 stadi e dire commentare. E dirgli molto bene. Quindi commento. Una volta che ho corretto e annotato il compito, glielo invio. Ad esempio, invia come allegato email allega. Come vedete che posso usare come Microsoft Word. Ad esempio, posso invio a me ad un altro indirizzo di posta elettronica. Faccio finta di essere lo studente e quindi questa è la prova 2, messaggio. Controlla e correggi il tuo compito. Poi invio una copia a me stesso, vado in invia ed ecco che gli ho inviato il compito con le correzioni che ho fatto.